quali sono le parti le più visibili? Beh, si vedono quelle grandi torri d'acciaio. A cosa servono quelle grandi torri d'acciaio? A una sola cosa, a sostenere due pulegge a gola. Per le signore devo per momenti parlare di tecnica, mi scuso, dunque. E ne avete un esempio di ruota, la vedete lì? Da una parte della ruota, da qui si possono intravedere, sono lassù, da una parte della ruota c'è un cavo che sostiene i due ascensori. In ogni pozzo, nel caso di Marcinelle, pozzo numero uno, due ascensori, quando uno scende a vuoto o con i pezzi meccanici chiesti dai minatori, viaggia a 60 km all'ora. Quando c'è il personale, 60 sono troppi, allora la velocità è dimezzata a 30. L'ascensore, le dimensioni molto importanti, fanno 1,50 m di lunghezza, 80 cm di larghezza e 12 metri di altezza. Perché 12 metri? Perché si comportimentava in 8 piani. Un metro e mezzo per 8 fa 12 metri. Dunque, in uno spazio di 1,50 m, 80 cm e un'altezza di 1,50 m, prendevano posto 5 minatori. Non so se vi rendete conto. 5 per 8 piani o livelli fa 40. Dunque ogni ascensore poteva portare giù o tirare su 40 membri del personale, 40 minatori. Il padiglione che relega i due pozzi è chiamato in francese la recette, la ricetta. Perché? Perché è lì, in questo padiglione, che arrivavano i vagoncini pieni di carbone, lì si contavano, si pesavano e dopo 8 ore di lavoro si poteva quantificare quanto carbone è stato estratto dalle viscere della terra. Qui al Bois du Cazier la produzione giornaliera, non giornaliera, per un turno di lavoro di 8 ore era di 700 tonnellate, il che bisogna rimuovere 2100 tonnellate fra carbone, materie sterili, che dopo vanno spartite da una parte e dall'altra. Dunque è per questo che l'hanno chiamata la recette. Che dire d'altro? L'intubatura che vedete qui è l'intubatura d'aria che permetteva ai nostri minatori di respirare. Però man mano che si scavava questo pozzo, l'aria non arrivava più. L'aria non arrivava più, allora hanno installato ad ogni livello di sfruttamento un Airex, è così che si chiama, è un ventilatore che si metteva in moto quando c'era un afflusso di grisù, quel famigerato gas che ha fatto tante vittime, ma che è del metano, che voi conoscete molto bene in Italia. Dunque hanno installato dei ventilatori lì ad ogni livello di sfruttamento. È così che i minatori potevano respirare. Quando dico respirare, non è esatto, perché loro avevano delle maschere, potevano mettere le maschere, ma dopo 2 minuti le alveole, si dice alveole, di queste maschere erano, non si respirava più. Da Belluno c'è Della Vecchia Dino. Da Treviso ce ne sono 3, Polese Giuseppe, Piccin Mario, Casanova Guerino. E da Verona c'è il nostro, permettete che dica nostro, Giuseppe Corsi. Queste sono le 5 vittime venete fra le 136 vittime italiane, la maggior parte dagli Abruzzi. Lunedì 8 agosto del 1956. Fa una giornata stupenda come oggi. Siamo in agosto. Cosa vuol dire? Che tanti italiani,
ce n'erano più della metà che lavoravano qui, erano italiani, erano partiti in ferie. E che quel giorno la composizione delle squadre, che d'abitudine hanno, si conoscevano e non avevano bisogno di formare queste squadre, andavano giù direttamente. Lì c'è un problema, c'è un po' di ritardo, ma insomma le squadre sono composte e verso le 7:30 del mattino i minatori, da dove siete voi qui, partono e vanno al pozzo numero uno, che è questo. Lì andremo a vedere, vi dirò un momento, io sono al centro del pozzo, che ha un diametro di 3,60 m, nel quale viaggiano i due ascensori, e una profondità di 1100 metri qui, 1150 lì, dunque un chilometro sotto i vostri piedi. I primi vagoncini rinvengono in superficie senza problemi. L'inizio della giornata non lasciava prevedere quello che succederà. Alle 8:10 il signor Antignac, che era l'addetto alla manutenzione di quello che si chiama la macchina di estrazione. Vi ho detto, da una parte c'è il cavo che ritiene i due ascensori, ma dall'altra ci deve essere la macchina che tira su, che lascia andare giù questo ascensore. Alle 8:10, puntuali, è considerata come l'inizio della catastrofe, il signor Antignac, che era lì sui ruderi che vedete lì, la macchina dove ci sono quelle passerelle d'acciaio, la macchina si situava lì. C'è soltanto i ruderi perché è il giorno della catastrofe. Per far uscire certi macchinari hanno dovuto demolire. E dice al suo capo, Colson, non riesco più a tirare su l'ascensore numero tale, anzi l'ascensore del Levante, perché i minatori non dicevano, non avevano numeri, loro si riferivano a da dove si alzava il sole e da dove si alzava. Dunque il Levante, che in questo caso è lì. In un primo tempo non si fa tanta attenzione, perché qui devo aprire una parte del mio commento dicendovi che già nel 1956 si sapeva che le miniere erano destinate a essere chiuse, non soltanto il Bois de Cazier, tutte le miniere del Belgio. Perché? Perché il carbone c'è sempre sotto i vostri piedi, però costa troppo caro per andare a prenderlo sotto i 900-1000 metri. Costa troppo caro, e in più si sente già parlare di petrolio, di gas naturale. Dunque, cosa significa? Le direzioni delle miniere non fanno più un euro, quel momento lì era un franco belga, per la sicurezza. Non si fa più niente nella sicurezza, perché si sapeva che queste miniere sono state chiuse già nell'84, tutte. Allora, in un primo tempo non si fa attenzione a quello che dice questo signore, l'ha detto alla macchina di stazione, però verso le 8:20-8:25 rinviene un ascensore in superficie qui al pozzo numero 1, e dietro, quando si aprono le porte, c'è fumo e qualche fiamma. Lì il fuoco in una miniera c'è qualcosa di pericoloso, perché siete in un'atmosfera di carbone polverizzato secco, ci sono grassi per i macchinari, legnami per secchi per sostenere le gallerie, divampa subito l'incendio. E loro diranno, noi lavoravamo a 1035 metri, ogni volta che vi dico una cifra vuol dire una profondità tale, 1035 metri, e abbiamo visto, passando a 935, fuoco e fumo. Lì si comincia a prendere delle disposizioni. Il signor Calissis, ingegnere responsabile della produzione, cerca di andare giù con l'altro ascensore, finché era ancora possibile, andare fino a 835 metri per vedere cosa capita. Faranno 170 metri,
e dopo 1200 gradi di temperatura, vapore, fumo e anche fuoco non possono andare più in giù, lì vengono in superficie e lì si decidono infine a chiamare l'armata, che si rendono conto che c'è qualcosa di grave e non sanno dove sono i 274 minatori. Allora, cosa capita? Cosa è successo a 935 metri sotto i vostri piedi? E qui vi darò la spiegazione che ci ha dato un veneto. Lui si salverà, il suo compagno di lavoro no. Dunque, questo signore si chiama Antonio Janetta di Padova. Lui è in Belgio da 3-4 mesi, non di più. Dunque la lingua francese lui non la sa. Gli hanno dato come compagno di lavoro, anche come capo, il signor Vossor, che è francese. Perché? Perché le comunicazioni tra la superficie e il fondo della miniera si fanno col telefono. E un accordo è stato preso, tu Antonio, il telefono non lo prendi, c'è il signor Marcel, Vossor, Marcel, che prende il telefono e che risponderà alla telefonata che ti fanno da qui in superficie. Dunque, verso le 8:30 si calcola questo, non siamo sicuri di loro. Un messaggio, e ascoltate bene perché è importante per il seguito, un messaggio è stato, una telefonata è stata fatta da qui alla superficie, a giù a 800, a 935 metri. Questo messaggio diceva in sostanza, non sono sicuro di tutte le parole, ma ho studiato il testo, ma diceva in sostanza questo. Se voi a 935 metri vedete arrivare un ascensore dalla superficie, voi non cercate di aprire l'ascensore per spingere carrelli pieni di carbone che avete lì, non fate niente. E questo messaggio, si può fare questa domanda, l'hanno capito tutti e due, non ne siamo sicuri, non siamo sicuri di questo, però in fondo alla miniera non si paga la gente a far niente. Quando arriva, in tal caso, i minatori vanno a fare lavoretti a destra e a sinistra. Dunque Antonio, lo chiamerò così, il padovano, Janetta, lui se ne va. Il capo ha detto tu fai questo e lui è partito. La stessa cosa per il signor Vosso, in un'altra parte. Dopo 20 minuti si ritrovano al posto di lavoro e lì c'è sempre l'ascensore. Il signor Janetta avrebbe, perché non abbiamo quella sua versione, bisogna essere prudenti, avrebbe chiesto al suo capo e amico, Marcel, posso spingere il carrello pieno di carbone che era lì, che veniva dalle vene, dai cunicoli, posso spingere il carrello di carbone? Marcel Vosso avrebbe detto sì. Cosa capita? E Janetta, lui spinge il carrello nell'ascensore, però c'è un dispositivo. Immaginate, vi ho detto prima, è fatto apposta, che in quel caso l'ascensore viaggia a 60 km all'ora. Con un carrello libero lui sbatte contro le pareti. Allora c'è un dispositivo, quando il carrello è spinto nell'ascensore, c'è un dispositivo che blocca le ruote di questo vagoncino. Questo dispositivo, ancora una volta la sicurezza, non funzionerà. Lui spinge il carrello pieno di carbone, però il carrello oltrepassa le dimensioni dell'ascensore di 30 centimetri.